arriva l'inverno, ma dopo l'inverno c'è sempre la primavera, e questa cosa succede anche a Marta Guarnieri nella seconda stagione, perché noi partiamo dalla primavera, contrario, poi arriva l'inverno, il baratro, ma non vi posso dire perché, ci dovete seguire ogni giorno su Rai 1 alle 15.40, non per vedere il baratro, neanche per vedere me, per vedere tutti. Marta diventa molto più consapevole, più donna indipendente e realizzata, e soprattutto ha il desiderio, insomma la voglia di diventare mamma, ma di non rinunciare alle sue aspirazioni, alle sue ambizioni. Per cui è una donna che tiene il punto, cioè vuole fare entrambe le cose. Ci riuscirà, non ci riuscirà, chi lo sa. Però intanto il suo pensiero proprio di vita, quotidiano, è quello. Assolutamente sì, i valori, perché questa serie riporta a galla dei valori che un po' in questa società liquida, fluida, come dice Bauman, no? Abbiamo perso, corriamo come saette, corriamo di continuo e abbiamo perso proprio l'importanza del dialogo. Quindi quello che mi ha riportato questa serie a galla, oltre ai valori, al valore della famiglia, al senso del pudore, l'importanza del dialogo. Perché non c'è cosa più importante quando c'è un problema, quando c'è una rottura, una frattura, di qualsiasi cosa, il dialogo. E prendersi un po' di silenzio, perché dal silenzio arriva poi un dialogo di verità. Quando arriva quel dialogo si aggiusta tutto. È stato un successo. Noi abbiamo festeggiato tutti insieme quando poi abbiamo saputo della ripartenza, no? Della ripresa. Abbiamo festeggiato, ci siamo abbracciati, eravamo tutti quanti commossi, perché comunque per noi è veramente si è creata una famiglia. 9 mesi di lavoro sono tanti. E quindi ci sono dei legami importanti, e quando abbiamo saputo di questa bellissima notizia noi siamo stati soltanto che contenti, felici, e non vedevamo l'ora di riprendere. Quindi sicuramente grazie a voi che avete voluto tutto questo, e forse molto probabilmente grazie anche un po' a noi che abbiamo insomma trasmesso tanto, insomma, anche secondo me il fatto di essere un gruppo collaudato, la gente a casa l'ha percepito. E forse ha voluto proprio questo, prima di volere la serie, ha voluto forse la nostra energia, il nostro senso di famiglia. E quindi immagino proprio queste persone a casa, quando si siedono a tavola, è diventata una sorta proprio di appuntamento quotidiano, no? E quindi è questo che la gente ha voluto.